il treno regionale 6581 di Trenitalia delle ore 6:13 per Firenze Camponate è in partenza dal binario 1 est. Ferma a Bologna San Vitale, Bologna Mazzini, Bologna San Ruffillo, Rastignano, Musiano Pian di Macina, Pianoro, Monzono Dado, Grizzana, San Benedetto Sangro, Vernio Montepiano, Baiano, Prato Centrale, Calenzano, Pratignone, Il Neto, Sesto Fiorentino, Zambra, Firenze Castello, Firenze Rifredi, Firenze Statuto. Mi chiamo Claudio Gaborin e abito a Spilamberto ormai da un sacco di tempo e ho scritto questo monologo nel 2017 in occasione di un progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna per ricordare appunto le vittime della strage di Bologna. Quante volte ci siamo detti o ci siamo sentiti dire il treno passa una volta sola, hai perso il treno, corri che il treno scappa, e se qualcuno il treno non l'avesse mai potuto prendere per colpa di qualcun altro. Io non avevo ancora 15 anni e quella mattina, come tutte le mattine da quando avevo finito la scuola, mi ero alzato presto e avevo accompagnato mio padre al lavoro. Lui faceva il carrozzaio, aveva iniziato che era ancora un ragazzino e aveva fatto a poco di quel suo mestiere la ragione della sua vita. E sicuramente sperava che un giorno anch'io, una volta imparato il mestiere, l'avessi seguito nella sua attività che con tanta fatica aveva messo insieme. Ma io a quell'età lì pensavo a tutto tranne che a imparare un mestiere. Pensavo alla mia Lucia, io, lunghi capelli neri che le scendevano sulle spalle e due occhi da prima della classe. Lei sicuramente in quei giorni era al mare con la nonna e le sorelle, ci andava tutti gli anni a Cervia. Sabbia, sole, acqua. A me invece l'unica acqua che mi aspettava era un bel secchio, carta vetrata e olio. Sì, il famoso olio di gomito. Mio padre mi ripeteva spesso, anche con aria un po' scanzonata: ragazzo mio, per imparare un qualsiasi mestiere bisogna cominciare dal fondo, e qui in carrozzeria di fondo ce n'è finché vuoi. Sicché animo, olio di gomito, muovere le braccine. Quel giorno però successe una cosa che cambiò profondamente il rapporto tra me e mio padre. Appena arrivammo nel piazzale antistante alla carrozzeria, notammo subito lì in fondo un'auto parcheggiata con retro verso il portone. Era un'Alfetta, un Alfa Romeo. Dietro, chinato, inginocchiato, si vedeva un uomo intento a guardare sotto la macchina. All'interno dell'auto, col sedile leggermente inclinato, c'era una giovane donna. Con lo sguardo triste e un po' assonnato, faceva capire proprio tutto di chi è stato troppe ore in macchina. Appena parcheggiamo, quel signore ci venne incontro e disse: buongiorno, mi chiamo Carlo Mauri. Disse che aveva bisogno di un enorme favore, anzi di un vero e proprio miracolo. Disse che avevano avuto un incidente e che adesso erano lì, ma dovevano assolutamente ripartire il prima possibile.
sicuramente era stato Gino, l'amico di mio padre, che faceva il turno fisso di notte per carro attrezzi ad accompagnarli lì e rassicurarli che lì qualcuno avrebbe fatto tutto il possibile per rimetterli in strada. Spingemmo l'auto dentro l'officina e mentre spingevamo notai che dietro, nel sedile passeggero, coperto da qualcosa di fortuna, c'era un bambino. Avrà avuto all'incirca 5-6 anni, non di più. Dormiva ancora. Ebbene, Carlo Mauri ci raccontò e ci disse che erano partiti la sera prima da Tavernola, una frazione di Como, ed erano diretti a Marina di Manduria, in Puglia, in provincia di Taranto, dove avrebbero trascorso una vacanza. Ma purtroppo la sera prima, vicino a Casalecchio, avevano avuto un incidente e adesso erano lì, nelle nostre mani. Mio padre iniziò subito a smontare parti della mira piegate per assicurarsi soprattutto che non ci fossero anche parti meccaniche fuori uso. Purtroppo però si dovette arrendere dopo l'ennesimo tentativo, dopo l'ennesima telefonata. Mi ricordo che disse: mi spiace, ma purtroppo l'auto ha anche delle parti meccaniche fuori uso, non potete proseguire per un viaggio così lungo in sicurezza. Con la macchina messa così non andreste troppo lontano. A questo punto le possibilità erano due: o prendere il primo treno direzione Tavernola, cercare di recuperare un'auto magari da un cugino, da uno zio, da un parente, da un amico, da qualcuno, tornare a Bologna, caricare le proprie cose nella propria auto e proseguire in direzione Taranto, oppure proseguire col primo treno in direzione Marina di Manduria per non sprecare giorni preziosi di vacanza. Ebbene, io mi ricordo che dopo un brevissimo colloquio tra loro due decisero per la seconda opzione. Bene, stretta di mano, ultimi accordi su che cosa fare per la macchina e per le cose che avrebbero dovuto per forza lasciare all'interno dell'auto. Via, si parte. Mi ricordo che il piccolo Luca piangeva perché non voleva lasciare i suoi giocattoli all'interno dell'auto e io forse per vicinanza di età lo rassicurai e gli dissi che li avrebbe ritrovati tutti al suo ritorno. Beh, non so come, ma riuscì a convincerlo. Poco dopo stavamo partendo col nostro vecchio furgoncino 238, un furgoncino promiscuo che usavamo per ritirare i ricambi dei vari fornitori. E mi ricordo che mio padre mi disse: dai, monta, vieni anche te, così mentre io accompagno i ragazzi, i signori dentro la stazione, tu badi al furgone. Arrivati alla stazione, mi ricordo che c'era un gran viavai di gente, gente che partiva, gente che arrivava, gente che aspettava i propri cari, una marea di gente. E mentre mio padre li accompagnava all'interno della stazione con le valigie, io non posso scordarmi il viaggio del piccolo, lo sguardo del piccolo Luca che mi guardava quasi a volermi dire: mi raccomando, i miei giocattoli. Non so quanto tempo rimasi lì fuori ad aspettare, so solo che dopo il secondo o il terzo sguardo minaccioso di un vigile finalmente vidi mio padre sbucare dalla stazione, che in tutta fretta salito sul furgone disse: andam, sono già quasi 10:30, sennò che a cacciam via la giornata. Partimmo in tutta fretta direzione Casalecchio, ma eravamo fermi sui viali al semaforo vicino a Porta Lame quando sentimmo quell'enorme boato alle nostre spalle. Noi non riuscivamo più a dirci niente, non sapevamo cosa fare. Poco dopo la polizia iniziò a farci sgombrare la strada anche per agevolare le ambulanze che nel frattempo avevano iniziato a fare la spola tra l'ospedale maggiore e la stazione. Noi tornammo in officina, ma non riuscivamo più a far niente, non riuscivamo a parlare, non riuscivamo più a concludere niente. Nel frattempo la radio iniziava a dare le prime notizie, si parlava di una caldaia scoppiata nei sotterranei della stazione. Ma tutti noi sapevamo che a Bologna non ci sono i sotterranei nella stazione e che non c'è nessuna caldaia nella stazione di Bologna. Leggemmo i loro nomi nei giorni a seguire, nella lunga lista dei morti della stazione di Bologna.
io non ho mai avuto il coraggio. Conservammo anche per molto tempo la loro auto lì in officina, me la ricordo come adesso, lì in fondo, coperta di polvere, con tutte le loro cose dentro. Io non ho mai avuto il coraggio di chiedere a mio padre se lui avesse mai avuto dei pensieri, se, dove li avesse accompagnati, dove semplicemente gli avesse appoggiato le valigie e soprattutto se avesse mai avuto dei rimorsi per non essere riuscito a far ripartire quell'auto quel maledetto sabato mattina. Ebbene, quell'immagine di quella macchina lì in fondo all'officina la ricordo spesso e questa cosa mi fa pensare che purtroppo la vita di tutti noi può cambiare in un attimo, in un secondo, può cambiare totalmente la nostra vita. E anche oggi, anche se sono passati 43 anni, proprio oggi sono passati 43 anni, ebbene io non posso scordarmi i loro volti, i loro sguardi e le loro voci. Carlo Mauri aveva 32 anni e faceva il perito meccanico. Anna Maria Bosio aveva 28 anni e faceva l'insegnante di scuole elementari. Si erano conosciuti alla scuola materna e avevano passato una vita insieme. E il piccolo Luca Mauri aveva 6 anni e faceva il bambino. Grazie. Vi ringrazio tutti quanti e voglio aggiungere solo una brevissima cosa. Questa storia che vi ho raccontato è la storia di una famiglia, muoiono tutti e tre, vengono trovati nei pressi del primo binario, dove è caduto il tetto che copre appunto il primo binario. Assieme a questa storia ci sono altre 85 storie che meritano di essere raccontate. E perché meritano di essere raccontate? Perché l'unico modo per tenere in vita queste persone è non dimenticarle. Anche oggi, dopo 43 anni, ci troviamo a dover parlare di questa cosa, una ferita per la nostra giovane democrazia ancora aperta, perché in uno Stato dove dopo 43 anni non sappiamo ancora la verità, sì, sono stati condannati alcuni terroristi di destra per aver effettuato, per aver commesso appunto la strage, ma non sappiamo a tutt'oggi i mandanti. Ci sono delle condanne di Ciogelli e alcune persone dei servizi segreti deviati, così dicono, ma il fatto che dopo 43 anni non sappiamo ancora la verità su questa cosa, questo ci fa capire che forse questa nostra giovane democrazia deve ancora crescere. E non ci può essere democrazia se non c'è verità. La verità è un diritto che fa parte appunto di un paese democratico. Vi ringrazio tutti quanti, grazie della sua. Il progetto si intitolava 85 storie per 85 vittime della strage, dove 85 narratori, proprio narratori popolari, non attori professionisti ma persone normalissime, hanno raccontato la vita delle 85 vittime della strage di Bologna. E quasi per caso ho scelto di narrare la storia di Carlo Mauri, che muore purtroppo con tutta la sua famiglia. Il figlio unico Luca Mauri di soli 6 anni e la moglie Anna Maria Bosio di 28 anni muoiono per una fatalità veramente incredibile, cioè hanno purtroppo un incidente alla sera prima andando in vacanza, una normale famiglia che si sposta per andare in vacanza con la propria auto e purtroppo il destino li porta ad essere in stazione alle 10.25 del 2 agosto 1980. Lì perderanno la vita tutti e tre. Di loro si sa pochissimo, poco e niente.
un pochino, diciamo che io ho ricostruito la loro storia attraverso fonti storiche fornitemi appunto da Cinzia Venturoli, la storica che ha curato tutto questo progetto, e assieme al regista Matteo Belli abbiamo messo insieme tutti questi 85 racconti che sono, si trovano anche su YouTube sicuramente, sono molto interessanti da vedere perché ogni storia è veramente particolare, ogni storia, come tutte le storie di tutti noi, nasconde sempre qualcosa di veramente particolare. Grazie innanzitutto, il mio scopo era quello di raccontare, perché il modo di raccontare, cioè il racconto, non è altro che il modo per non dimenticare, come i nostri vecchi una volta raccontavano le storie, si tramandavano di generazione in generazione, questo progetto è nato proprio perché vuole raccontare, dare il modo a chi ti ascolta di poter raccontare a sua volta la storia in modo che non vada a morire, che non vada ad essere dimenticato. Grazie molte, arrivederci. Il treno regionale veloce 2274 di Trenitalia delle ore 5.52 per Milano Centrale è in partenza dal binario 1 Ovest. Ferma Anzola dell'Emilia, Samoggia, Castelfranco Emilia, Modena, Rubiera, Reggio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, Parma, Fidenza, Fiorenzuola, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo, Milano Lambrate.